Cosa è successo? No, c'è un sopralluogo della difesa. Ispezione a sorpresa ieri sera in via del Ciclamino. Mentre Valeria si affaccia incuriosita dal balcone, gli avvocati del marito, Luis da Silva, unico indagato in carcere per il delitto di Pirina, arrivano insieme ad altri quattro collaboratori per capire, grazie ai suoni presenti nella famosa telecamera del garage che ha registrato le urla della vittima e il gemito del killer, se attendere l'agguato all'anziana siano state una o più persone. Negli stessi momenti il vicino della pensionata uccisa, che potrebbe scagionare il metalmeccanico senegalese perché si pensa che possa essere la figura che transita di fronte alla farmacia pochi minuti dopo l'assassinio, compie lo stesso percorso. Guardate. L'uomo che fonti investigative tendono a screditare ai nostri microfoni non ha dubbi. Io mi riconosco in quel video, certo, ma al mille per mille. Sei tu? Sì, quel giorno, cioè quella sera, quell'ora. Sì. Sei sicuro? Ma sono sicuro, sì, sono stato in questura, ma ho rotto 5 ore. Però perché in questura hanno detto che tu hai detto di non riconoscere? No, attenzione, mi hanno fatto vedere 3 video. La settimana prima di quello che è successo, la settimana stessa che sono sicuro che sono passato io con gli orari, ve lo sto dicendo. E la settimana dopo. Però capisci che è importante. Ti rivedi in tutti e 3? No, mi rivedo solo in quel giorno, purtroppo, che è successo questo fatto. Cioè ti rivedi... Cioè, sto dicendo cose che sono cioè, ti rivedi in solo in quello. Ti rivedi nel video del giorno dell'omicidio. In quel giorno lì. Sì. Il condomino racconta altri particolari a conferma della sua tesi. Tu tutte le sere, tutte le volte che cammini hai sempre gli occhiali, giusto? Sì. Oh, se non voglio andare a sbattere, sì. Hai la scritta dietro perché hai la maglietta di con la scritta, che è quella del tuo lavoro. L'orario è compatibile, c'è sempre qualcosa sotto il braccio perché tu porti, cos'è, quella borsa? Questo. Cos'è, un marsupio, no? Un marsupio, sì. Ok. Quindi diciamo che ci sono tutti gli elementi che vediamo in quel ma video. Ma per carità, ma io non ho problemi. Poi tu ti ritieni di essere tu quello. Ritengo di essere, ma glielo ho detto che loro che ritengo di essere io. Questo signore ci confida di essere spaventato perché per mesi si è detto che l'ignoto inquadrato dalla videocamera è l'assassino. Non ho colpe e non conoscevo bene Pierina, ammette. Ma alla fine, in vista dell'imminente chiamata della procura che gli chiederà di fare il famoso tragitto, non si tira indietro. Quello che si sente dire è che voglio fare il DNA a tutti, io gli ho dovuto subito il DNA. Tu comunque se verrai chiamato sarai disponibile a passare. Io sono disponibile per tutto. Non hai problemi. Non è un problema.